chiamiamo, vediamo, eccolo. E qui è un continuo con il direttore, quindi chiamo a raggiungermi al tavolo Agnese Livia Fischetti, Simone Quilici più volte evocato, Gabriella Serio che non so, eccola, è arrivata anche lei. Tranquilla, con calma. Se dopo, se vi trattenete ancora dopo vi saluto meglio, altrimenti spero Simona vi dia un bacio da parte mia. Grazie davvero Lucia, grazie di cuore. Prenditi un numero della rivista se non l'hai preso, eh. Hai fatto bene a sederti, sì. Sei l'unica che ha portato il volume perché poi l'ho lasciato in ufficio. Ah, ce l'ha Simone. Vogliamo provare ad inclinarlo per farlo vedere? Dici qua? Sì, Così. aspetta, che questo pesa di più. Allora, io sempre qui e do continuità tra un intervento e l'altro, è bellissimo. Vabbè, sarà il caso, sarà così, insomma, anni e anni di frequentazione di questi brutti ambienti dei beni culturali, però tutte le persone che si alternano qui al tavolo sono state selezionate in virtù dei loro rapporti di amicizia con il direttore e con l'organizzatrice Simone. No, non è vero. Diciamo, sono frutto di una serie di eventi e del caso che però, insomma, mi portano ad essere, acquisire l'autoconsapevolezza che in questo mondo così variopinto, nel quale i temi che abbiamo toccato questo pomeriggio sono tanti, ho la fortuna di poter vantare tante amicizie con persone che stimo umanamente. Simone e Gabriella sono state invitate da Agnese, quindi io nulla ho a che vedere col fatto che qui alla mia destra ci sono degli amici e dei colleghi. Nel dire questo, però, non posso nascondere la gioia che ho, l'affetto che ho per Agnese, perché insomma, ci conosciamo da tanti anni. E gli archeologi sono pochi e sono tendenzialmente endogamici a volte, o quando riescono a trovare qualcun altro di un'altra specie, poi quel qualcuno entra nella nostra rete. E quindi diciamo alla fine ci conosciamo un po' tutti perché non siamo molti e quelli che sopravvivono sono ancora di meno. Quindi Agnese è tra le amicizie che ho dagli anni subito post-universitari e posso dire di aver visto nel corso del tempo tutti i passi che hanno portato poi alla nascita di questo libro che ha un percorso più lungo della stessa strada che descrive. È un percorso fatto di archeologia sul campo, è un percorso fatto di archeologia quella fatta all'interno delle biblioteche, cioè Agnese ha coniugato una conoscenza diretta del territorio che si è trovata a esplorare e che poi ha riversato attraverso un percorso di eccellenza internazionale nel campo della ricerca con l'Università di Groningen in questo volume che è davvero un succo, un condensato di conoscenza su un'area di Roma importantissima che però non era mai stata vista con la trasversalità che questo volume rappresenta. E di questo sono chiamati a parlare Gabriella Serio, in quanto funzionario archeologo, come si chiama la tua soprintendenza? Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e adesso è per la provincia di Rieti. L'ho fatto dire a lei perché anch'io ogni tanto mi perdo sulle riorganizzazioni del nostro ministero. E poi c'è Simone Quilici, il direttore di quella meraviglia di idea che è il Parco dell'Appia Antica. Cioè una delle cose più audaci che
che siano state concepite da quando esiste il Ministero della Cultura. Cioè un parco legato ad una strada che è la strada più importante, la strada emblematica per eccellenza, la Regina Viarum, che insomma va ben oltre quello che è il tratto che noi romani siamo abituati a frequentare. E quindi darei subito la parola, se l'autrice me lo consente, prima alle signore, a Gabriella Serio e poi a Simone. Benissimo. Allora, sì, si sente. Intanto buonasera a tutti. Ringrazio Agnese per l'invito, ringrazio il padrone di casa, Valentino Nizzo, per l'ospitalità in questo luogo a cui sono molto molto affezionata, e lo ringrazio anche per il concorso, perché come diceva prima effettivamente siamo qua anche un po' grazie alle amicizie, agli scambi, alle collaborazioni. Io ricordo che quando preparavo il concorso funzionario ci siamo sentiti e confrontati tanto con Valentino e poi è andata bene, insomma. E ringrazio e saluto il direttore Simone Quilici, con il quale ogni tanto ci incontriamo in ambito lavorativo. E ringrazio anche e faccio i complimenti a Valentino e a Simona Sanchirico per le iniziative di questi giorni e per il ricco programma. Allora, è per me un piacere presentare oggi questo volume, che ho seguito fin dalla sua prima stesura come tesi del PhD presso l'Università di Groningen e oggi nella sua versione più completa pubblicata nella collana GAS, Groningen Archaeological Studies, della stessa università, dove nel frattempo Agnese è diventata ricercatrice associata. È una collana certamente prestigiosa, dove l'autrice aveva già apportato il suo contributo con il prezioso volume del 2019 alle pendici dei Colli Albani, dinamiche insediative e cultura materiale ai confini con Roma, di cui è curatrice con il professor Peter Attema e che riunisce i contributi di vari studiosi riunitisi in occasione di un convegno organizzato presso l'Istituto di Studi Olandesi a Roma, il CNIR. Per chi si occupa di questo territorio è un volume che è utilissimo e lo consultiamo spesso. E oggi però, come ha anche detto Valentino, credo che oggi rappresenti una tappa ancora più importante nel percorso professionale di Agnese, perché ciò che presentiamo è il frutto di 24 anni di studi e ricerche nel territorio dei Colli Albani, che ricade, lo diceva appunto il direttore Nizzo, nel territorio, per gran parte, nel territorio di competenza della soprintendenza che oggi rappresento. Il nome è lunghissimo, già lo sapete, ve l'abbiamo detto. Ed è un territorio ricchissimo dal punto di vista archeologico e allo stesso tempo complesso, non solo per i ritrovamenti, ma anche per i continui cambiamenti e interventi che esso subisce. E dove Agnese appunto lavora con grande competenza, passione e serietà. E voglio sottolineare passione, che è una parola che accomuna spesso gli archeologi e chi lavora in questo ministero. E in un continuo scambio personale e professionale con i funzionari archeologi che oltre a me si sono negli anni avvicendati. Mi riferisco a Giuseppina Ghini, che è qui tra noi, e Alessandro Betori, Sandra Gatti, Daniele Federico Maras. Sono certa che anche per loro Agnese abbia rappresentato e rappresenti tuttora un punto di riferimento, e soprattutto per l'area ricompresa tra i territori di Marino e Ciampino, e comuni interessati negli ultimi decenni da importanti fenomeni di espansione edilizia, abusivismo e consumo del suolo, e per questo bisognosi di un costante monitoraggio, di una costante attenzione, anche attraverso l'aiuto di professionisti come Agnese. Ma veniamo appunto al libro, che riveste a mio avviso più di un valore e lascia aperte più ipotesi, più chiavi di lettura. Innanzitutto, parlo da funzionario, la sua consultazione rappresenta un prezioso strumento di lavoro per l'attività di tutela territoriale che svolgo regolarmente. Nel secondo capitolo, infatti, viene messa a disposizione la carta archeologica del tratto di territorio che si estende a nord-ovest della corona del cratere laziale, area quindi che va dal lago di Albano muove verso Roma. E l'analisi storica è svolta in maniera molto meticolosa, con un'ampia documentazione dei siti, della loro nascita e del loro sviluppo, con un particolare interesse per i siti di lunga durata.
Vengono fornite più mappe, su cui è possibile seguire la seriazione cronologica descritta nel testo. All'analisi di ogni tipo si accompagna una scheda di sintesi, il posizionamento preciso, e questo è fondamentale, su carte IGM e catastale, e anche a scale diverse, a seconda delle esigenze di rappresentazione, tutte comunque divise per fasi cronologiche di occupazione. A questa ricostruzione segue nel capitolo 3 il posizionamento dei siti, ancora una volta per fasi cronologiche, lungo la principale viabilità di raccordo tra i Colli Albani e Roma, l'antichissimo asse della cosiddetta via Castrimeniense. Viene così emergendo un quadro diacronico molto ampio, in cui è possibile rendersi conto delle preesistenze e dell'impatto che queste possono avere nei casi di sfruttamento del nostro territorio, troppo spesso abusato, come dicevo prima. Il volume quindi fornisce una fotografia precisa del passato e ci aiuta a valutare la compatibilità degli interventi, sia di natura pubblica che privata, e che, se non controllati e documentati, potrebbero compromettere la valenza archeologica e paesaggistica. Punto di partenza, come c'era da aspettarselo per una ricerca di carattere topografico che affronti il comprensorio in questione, sono state le monumentali carte archeologiche di matrice più tradizionale della collana Forma Italie, realizzate da Giovanni Maria De Rossi, Tellene del 67 e Boville del 1979, che nonostante l'età, cioè, lo vorrei sottolineare, sono ancora degli strumenti efficacissimi per l'esercizio della tutela territoriale. Ma rispetto ai lavori appena richiamati sono stati colmati alcuni spazi, finora lasciati vuoti, poiché al di fuori delle tavolette analizzate dall'opera del De Rossi. Il dato, una volta raccolto e registrato, è stato interpretato insieme al suo contesto come parte del tessuto insediativo, come tassello di una ricostruzione a scala più ampia del territorio. E da dove provengono tutte queste informazioni che ha preso Agnese? Il volume è ricchissimo, ha una mole di date impressionante. E certamente tutti questi dati nascono dall'analisi di più fonti. Sono l'insieme dei dati di scavo condotti spesso in prima persona da Agnese, dei dati bibliografici, di quelli cartografici e ambientali e soprattutto dei dati di archivio, che non sempre sono di facile reperibilità, lo sappiamo tutti qui, soprattutto con le riforme ministeriali è diventato un po' complicato accedere agli archivi. Allora, fonti quindi... fonti eterogenee, dunque, che giustamente chi fa topografia si trova a dover analizzare, a consultare e sottoporre ad un vaglio critico per riportare il dato ad un alto grado di affidabilità. Un altro aspetto che vale la pena sottolineare nel lavoro di Agnese, con cui spesso ne abbiamo parlato, anche per futuri approfondimenti e lavori, progetti, è l'approccio multidisciplinare di questo libro che si avverte fin dalle prime pagine, e mi riferisco in particolare all'analisi geomorfologica, che trova ampio spazio nel primo capitolo da subito e fa da sfondo anche in tutti gli altri, fino alle conclusioni, non risolvendosi assolutamente in una mera appendice convenzionale ed erudita. Vuole essere invece uno spunto di riflessione sulla particolarità del distretto dei Colli Albani, per il quale ancora oggi si discute se si tratti di un vulcano attivo o ormai spento, e quanto soprattutto la sua attività abbia influenzato le scelte di sfruttamento, insediamento e di percorrenza del territorio. Altro aspetto della multidisciplinarietà di Ennio di Nota è l'attenzione per la cultura materiale, che generalmente accompagna i lavori di matrice più anglosassone. Il libro fornisce infatti un appendice che si suddivide in 101 schede di inventario di reperti ceramici, nelle quali sono riportati dati essenziali, descrizione della classe e del tipo, sito di provenienza, cronologia, principale bibliografia di riferimento. E alle schede seguono anche i disegni scala 1 a 3, divisi per classi. Poi vorrei ricordare che Agnese è anche un'abile restauratrice, quindi ha maneggiato il reperto con ogni cautela e con un occhio ancora più critico. Chiude l'appendice un primo resoconto delle analisi archeometriche, quindi a cura di Barbara Borgers,
che insieme all'autrice ha lavorato per cercare di mettere a disposizione più dati possibili su composizione mineralogica e tecnica di lavorazione. Certo, come viene sottolineato nella stessa introduzione all'appendice, il lavoro non è stato esaurito, ma non era neanche quella la sede per farlo. È stata eseguita una selezione in cui sono stati approfondite classi e frammenti ceramici maggiormente diagnostici. Ed è un buon esempio, a mio avviso, di metodologia di studio che senz'altro può essere da spunto per un futuro progetto di ricerca. Avviandomi alle conclusioni, penso si possa dire che Agnese, mescolando la formazione di topografia della scuola italiana con un occhio rivolto alla cosiddetta archeologia del paesaggio di matrice anglosassone, abbia coniugato in questo volume due realtà scientifiche di cui riesce a enfatizzare i rispettivi punti di forza. L'attenzione e la sensibilità nell'affrontare la viabilità antica è stato il motore per la stesura di un quadro molto più ampio. Un quadro che riguarda i tracciati di percorrenza, analizzati per fasi dal loro nascere all'evolversi in percorsi strutturati, pianificati e accompagnati da opere accessorie e infrastrutture, e che tiene conto anche dei condizionamenti che il passaggio di un percorso, soprattutto quando nasce da vie naturali antichissime, apporta allo sviluppo dei siti intorno a questo. È una storia che può essere letta sia per singoli capitoli che integralmente e che può essere collegata a mille altre storie già raccontate o da raccontare, ed è questo il mio augurio, che si continui a farlo, che non ci si fermi qui e che nonostante i mille impedimenti, come diceva il direttore Inizio, per chi ama la ricerca si trova tutti i giorni ad affrontare. Perché si deve produrre la conoscenza e divulgarla, perché è l'unico modo per tutelare veramente e valorizzare adeguatamente il nostro patrimonio culturale. Grazie. Sull'onda di questa bellissima conclusione di Gabriella, che è anche una dichiarazione di amore per la professione che stai svolgendo, do la parola ad un innamorato, Simone Quilici. Confermo, amore per la topografia antica, per l'Appia, quindi diciamo l'invito è particolarmente gradito, quindi ringrazio Valentino, il collega che nonostante sia più giovane di me, è per me un punto di riferimento, gliel'ho sempre detto e lo confermo anche oggi. E soprattutto ringrazio e veramente mi complimento con l'autrice del testo, che peraltro è vero che siamo amici, ma ci siamo conosciuti da poco in realtà. Conoscevo i suoi testi, ma diciamo questa volta con questa presentazione del volume ho avuto modo di approfondire la grandissima competenza della dottoressa, mi verrebbe da dire professoressa, Fischetti, per un testo che definirei, visto che è stato in qualche modo anche citato la collana della Forma Italia, che meritava di essere sviluppato veramente come un volume della Forma Italia, o anche per rimanere, visto che siamo in zona dell'altra serie del Latium Vetus, diciamo, è talmente denso di contenuti che poteva veramente meritava anche uno sviluppo maggiore e un inserimento in una collana, diciamo, così prestigiosa come quella Forma Italia. Io non so se è ancora in vita o produce ancora qualcosa, chiedo, diciamo, perché ogni tanto qualcosa, perché avrebbe senz'altro avuto, diciamo, la dignità e probabilmente anche una maggiore diffusione, con tutto il rispetto per i nostri amici olandesi che hanno pubblicato questo importante testo. Quindi questo, diciamo, è l'aspetto più importante, sottolineare la densità del testo, che lo rende anche piuttosto difficile da sintetizzare, quindi mi complimento con la mia amica che mi ha anche un po' facilitato il compito perché l'ha brillantemente descritto nella sua struttura. Io quindi a questo punto mi limito a sottolineare alcuni aspetti, alcune chiavi di lettura, alcuni elementi da mettere in evidenza. Allora, è stato già detto dell'approccio multidisciplinare, che sicuramente è figlio dell'esperienza della dottoressa Fischetti all'estero, quindi sicuramente in Olanda, ma quindi di una cultura anglosassone, che peraltro non mi è, diciamo, è familiare anche per me, e sicuramente l'approccio a un tema che lega tutto, che è quello del paesaggio, che mette insieme la geologia, la geomorfologia, lo studio dei crinali e dei percorsi. E qui quindi sono tutti temi che mi sono particolarmente congeniali, perché si legano a un approccio sempre multidisciplinare
che è stato pioniere in Italia proprio nell'applicazione sull'Appia antica, grazie all'attività della professoressa Vittoria Calzolari, che voglio sempre ricordare, pioniera dell'architettura del paesaggio, che negli anni 60 e 70, dopo un'esperienza a Harvard, quindi lei in America, di studio, dove è stata a contatto con i grandi maestri dell'architettura, faccio solo un nome, Walter Gropius, importò in Italia negli anni 50 le moderne concezioni ecologiche applicate al paesaggio, che si ritrovano ovviamente in questo volume, ma che appunto già negli anni 60 e 70 erano state sviluppate e applicate proprio sull'Appia, che è diventato caso emblematico di questo, diciamo, connubio di natura e cultura. E negli anni 70 la professoressa Calzolari propose un piano per il Parco dell'Appia, che è ancora, diciamo, una pietra miliare, dove armoniosamente, mi piace sottolineare, armoniosamente collaboravano archeologi, architetti, restauratori, economisti, giuristi, urbanisti e anche altre discipline, geologi, naturalisti. E quindi questo approccio multidisciplinare è molto bello vederlo, diciamo, ancora così, anzi, se vogliamo, sicuramente più approfondito, con una maggiore scientificità. E il primo capitolo mette in evidenza, tra l'altro, anche le nuove acquisizioni proprio dei geologi, ed è interessantissima il racconto che fa la dottoressa Fischetti, Agnese Fischetti, del dibattito attuale che c'è peraltro proprio sul vulcano laziale, quindi un elemento che per l'Appia è fondamentale, come per la Castimeniense, diciamo, che è illustrata nel libro. E il dibattito che attualmente vede l'un contro l'altro la facoltà di geologia di Tor Vergata con quella di Roma 3, quindi le più recenti acquisizioni legate alla scuola di Funicello, ma anche di Parotto e poi di Giordano, che raccontano di un'attività vulcanica che prosegue fino a tempi relativamente recenti, fino a 20.000 anni fa, e quindi che ha un po' anche cambiato le carte in tavola rispetto, diciamo, ad altre teorie. Ovviamente parliamo di un'attività effusiva, non esplosiva, che invece è ovviamente molto più risalente, ipotesi però contestate proprio recentemente dall'Università di Tor Vergata, che invece sostiene che l'attività vulcanica in realtà sia da tempo estinta e che i movimenti di fango dell'Ahar, per usare un termine tecnico, che hanno caratterizzato questo tavolato di Ciampino, che è oggetto dello studio di Agnese Fischetti, siano in realtà semplicemente l'attività di esondazione dei corsi d'acqua, che hanno spostato semplicemente a valle la produzione vulcanica che, diciamo, era di epoca precedente. Quindi è accennato anche questo dibattito. In realtà noi poi la genesi diciamo, vulcanica ci interessa anche un po' meno, perché a noi ci interessa la morfologia, e quello è un dato, diciamo, di fatto, sul quale poi si innestano ovviamente i crinali e i controcrinali, che sono alla base degli insediamenti. E qui di nuovo c'è la multidisciplinarità e anche temi che mi sono particolarmente congeniali, perché viene ampiamente citato il professor Giuseppe Strappa, che è stato allievo di un maestro che a sua volta aveva un altro maestro, e cioè di Gianfranco Caniggia, che insieme a Gianluigi Maffei aveva studiato la teoria dei crinali e degli insediamenti legati ai crinali e le teorie aggregative degli insediamenti lungo i crinali, a loro volta influenzate dagli studi delle operanti storie urbane di Venezia e di Roma di Saverio Muratori, controverso professore della facoltà di architettura degli anni 50, molto contestato dai, diciamo, i professori della mia generazione, perché queste teorie interessantissime, e che trovano ancora oggi quindi un'applicazione, avevano condotto questi nostri maestri architetti anche a delle, se vogliamo, delle rigide regole che non erano soltanto di studio del territorio, ma anche compositive di aggregazione urbana e addirittura di composizione dei singoli edifici. Quindi avevano ingabbiato un po' la disciplina architettonica, e questo aveva reso un po', diciamo, aveva portato qualche malumore nella generazione degli anni 60 della facoltà di architettura. Però, diciamo, la validità delle teorie dei crinali, degli insediamenti lungo i crinali e all'incrocio tra crinali e controcrinali è senz'altro l'elemento più valido e che è durevole e che è giusto ancora, diciamo, sul quale è giusto ancora insistere per cercare di capire quali sono le regole alla base delle scelte insediative dell'umanità. E quindi qua in particolare parliamo di crinali molto importanti, del crinale di Roma, che dai Castelli Romani arriva fino a Monte Antenne, quindi attraversa tutta la città, e grosso modo corrisponde al grande spartiacque tra la Valle del Tevere e la Valle dell'Aniene.
crinale di un'importanza fondamentale, perché non solo è il crinale su cui si sviluppa quella che in una fase viene chiamata Castrimeniense, ma che è questo percorso di epoca arcaica di collegamento tra Latium Vetus e i colli, i colli su cui poi si sviluppa Roma, ma è anche poi la direttrice degli acquedotti. È un crinale molto importante, peraltro un crinale che non a caso viene scelto in epoca contemporanea per la realizzazione delle ferrovie, ed è per quello che di queste strade aggiungerei, oltre alla via Castrimeniense o quella che in parte si chiama via Castrimeniense, aggiungerei anche la via Latina, hanno avuto una fortuna infelice in epoca contemporanea, non un destino come quello dell'Appia di conservazione, perché l'Appia stava su una dorsale tutto sommato laterale, quella della colata lavica di Capo di Bove, e quindi non è stata oggetto di trasformazioni pesanti infrastrutturali, anche per una precoce interesse di tutela sin dal Rinascimento, ma poi sicuramente in epoca pontificia sotto impulso di Pio IX, mentre invece il crinale di Roma è interessato pesantemente dall'infrastrutturazione, quindi ahimè della via Castrimeniense in molti tratti rimane traccia solo perché corrisponde con il sedime di una ferrovia che poi tra l'altro viene pure dismessa, quindi un territorio che ha avuto delle pesanti trasformazioni nel corso dell'ultimo secolo e che ce l'ha purtroppo, ahimè, tuttora. Ed è qui appunto, ecco, da direttore direi che questi strumenti, mi collego a quello che diceva la collega, sono particolarmente utili perché servono anche a monitorare e a gestire la tutela del territorio in zone che peraltro sono tutte esterne, qui devo dirlo per correttezza, al territorio del Parco dell'Appia Antica, quindi sono oggetto della mia collega e anche della collega De Laurenzi della Soprintendenza di Roma, però ovviamente è importante conoscere le dinamiche nell'intorno del proprio territorio che si gestisce, e quindi avere questi strumenti è molto importante. Peraltro, come è stato già sottolineato, è uno strumento utile prodotto non da una soprintendenza o da un'università, ma da una libera professionista che ha avuto la tenacia di insistere e approfondire questo argomento, tanto da produrre non soltanto una serie di schede, ma un volume che racconta una strada, per quello che dico che meriterebbe di essere inserito una collana sulle di topografia antica, perché come abbiamo i volumi sull'Appia o i volumi sulla Latina, che peraltro anche quelli meriterebbero di essere proprio approfonditi, uno sulla Castrimeniense è incredibile che ancora non ci fosse. Qui bisogna andare a citare Dai Covici negli anni 30 con le sue mappe archeologiche, che però vengono anche in parte integrate, quindi sarebbe il tempo anche di svilupparlo in maniera ancora più approfondita, se ci sarà l'occasione, anche se so che la nostra amica vuole cambiare lidi e andare verso il nord adesso. Però, ecco, sì, però se rimane vicino all'Appia a noi ci fa soltanto piacere, vista la qualità delle sue produzioni. E poi tutto questo, quindi nell'approccio multidisciplinare, viene legato dal tema del paesaggio, che è il tema principe del Parco dell'Appia, per come la vedo io, ovviamente, anche se è un parco archeologico, che è una disciplina olistica, come si suol dire, questo termine è piuttosto brutto, per definizione, e che quindi consente di tenere insieme le varie discipline che la riforma ministeriale ha in qualche modo anche a volte forzatamente messo insieme. E nel volume, di nuovo, il paesaggio non è citato esplicitamente, non è citata neanche la professoressa Calzolari, però esce fuori da tutta la messa insieme dei vari aspetti della geologia, della geomorfologia, dello studio dei crinali e nella scala del dettaglio dei singoli insediamenti e dei ritrovamenti presso gli insediamenti. Io quindi non so cosa aggiungere se non fare gli auguri per proseguire questa attività e augurare anche di poter collaborare insieme, visto che questa è stata invece soltanto un'occasione di incontro e di presentazione, sarebbe per me un onore. Grazie. E penso che convinceremo Agnese, se avesse qualche dubbio, a proseguire, aprirsi ad altri fronti, per carità, ma so benissimo che ha tanto materiale ancora da valorizzare, quindi facciamo il tifo perché questa collaborazione
abbia gli esiti che tutti speriamo, perché con questo libro Agnese ci ha, come è stato detto magnificamente da Gabriella e Simone, ci ha regalato uno squarcio su un qualcosa che davvero non conoscevamo. Per quello di cui mi occupo io di solito, che è la protostoria, c'erano delle situazioni e dei contesti di un interesse incredibile che continuano purtroppo ad essere noti da quei brandelli di informazioni restituiti dal solito Lanciani nell'Ottocento, che figura di andato a fare danni naturalmente pure da queste parti, oltre che naturalmente dalle scoperte recenti che ha fatto lei in prima persona. Cioè c'è, come avete detto magnificamente, un mondo di informazioni che sono state ricucite in questo lavoro e che ci hanno restituito un quadro non solo ambientale, topografico, il problema appunto dell'interpretazione delle eruzioni del complesso dei Colli Albani è affascinante. Io me ne occupai anni fa perché era collegato al tema di una Pompei albana, che farebbe comodo a tutti, sai, dal punto di vista della comunicazione, avere la Pompei albana. Il povero Michele Stefano De Rossi ci ha sbattuto la testa sulla questione dell'interpretazione di monete che lui vedeva, monete romane, repubblicane, inglobate nel peperino. Cioè, c'è stata sicuramente un fenomeno eruttivo di epoca storica e da lì ha litigato pure con Schliemann su questo, insomma si sono dette le peggio cose, in mezzo poi si è infilato Pigorini. Ma gli altri aspetti che emergono, ma emergeranno di più appunto grazie alla pubblicazione che Agnese farà con la soprintendenza e il Parco dell'Appia, sono quelli storici, archeologici, miti storici, perché le strade sono non solo uno strumento di attraversamento dei territori, come Simone sa benissimo, e anche Gabriella, sono un veicolo culturale. Cioè lungo le strade o le strade determinano il successo, la fortuna o gli insuccessi delle persone che abitano intorno ad esse. Quel discorso che facevate del crinale, che poi ha influenzato ovviamente la ferrovia in una dimensione che va ben oltre anche quella del tratto urbano, perché poi se la prosegui fino a Forte Antenne arriva da queste parti, e di importanza strategica, e ha determinato la fortuna di Roma, ma di tutti quegli insediamenti da cui poi Roma è scaturita. E poiché la storia e la vita di questi insediamenti viene tradotta dagli antichi anche nelle forme del mito e dei rituali religiosi, ci stiamo confrontando con quello che è un bagaglio che va ben oltre l'evidenza materiale, perché questi attraversavano il paesaggio, l'attraversamento di un fiume, la presenza di una montagna che costituisce un punto di riferimento. Ma loro costruivano la loro realtà in dialogo con la natura, che era la manifestazione della divinità. Quindi dietro ogni cosa, anche le tracce dei culti che qui per la prima volta vengono sistematizzate, ci offre lo strumento per capire una dimensione umana che c'è dietro l'occupazione e la vita di un territorio che poi le strade esprimono. E quindi assolutamente bisogna fare in modo che questo lavoro vada avanti prima che Agnese si dia anche ad altri lidi, oppure ci venga sottratta e la portino a studiare l'archeologia olandese o chissà quale altra archeologia. Noi abbiamo bisogno di studiosi come Agnese che studino le nostre cose. Va bene, a parte gli scherzi, io nel dare la parola per le conclusioni all'autrice, le auguro il meglio, perché è una di quelle studiose di qualità e di umiltà rare che meritano il meglio e che il nostro paese ha rischiato, come spesso accade, di perdere, e noi non vogliamo assolutamente che ci vengano portate, qui faccio il nazionalista,
ci vengano portate via risorse di questo spessore e di questa qualità. No, grazie tantissimo. Ovviamente non posso che esordire con ringraziamenti a Valentino per queste parole, è sempre molto persuasivo. e lo ringrazio infatti non solo per aver permesso oggi questa presentazione, ma per una chiacchierata che ci siamo fatti qualche mese fa in cui mi hai trasmesso l'entusiasmo e insomma ancora ho gli effetti addosso di quella chiacchierata, ecco, quindi, e ringrazio ovviamente Gabriele e Simone per le parole che avete detto, per me sempre molto utili, non è una banalità, io imparo sempre da quello che sento, perché per me la ricerca non ha mai fine, anzi finita una ricerca ho sempre più domande che non risposte, questo è una cosa che penso contraddistingua poi un po' tutti quanti noi. Vi ringrazio non ultimo nel fatto che la prima domenica di sole dopo tante settimane di pioggia state qua, e quindi anche questo non è banale e non è da poco. No, io giusto così alcune osservazioni. Sono molto contenta che è stato colto un po' l'idea dello strumento di lavoro, perché in realtà non era mia intenzione all'inizio, quando io mi ero fatta le domande di ricerca, la viabilità. Le prime domande erano dove camminavano le genti latine prima della costruzione delle grandi arterie, volavano, oppure stavano chiusi, erano isolati, oppure c'erano contatti o quant'altro, era un po' quello. Poi di fatto nel momento in cui ho iniziato a costruire un libro, no, si inizia a scrivere, si fa un indice e quant'altro, ho pensato a me stessa lavorando nell'archeologia di emergenza, che quando lavori in archeologia di emergenza per definizione, no, vieni chiamato magari a fare dei sondaggi o a parlare di una località di cui forse fino al giorno prima non avevi neanche sentito il nome, ed era fondamentale se quella località, quel puntino stava nelle tavolette GM delle forme Italie. E laddove non c'era, perché non sempre si sovrappongono, panico, no? E allora si prevedevano tante ricerche molto più lunghe. E allora nel raccontare la seriazione cronologica dei siti, nello sviluppo, oltre a dare una versione più discorsiva, ho voluto però mettere proprio delle mappe con il pallino rosso, il numero del sito, e alla fine del capitolo delle schede riassuntive che potessero essere un immediato proprio strumento di ricerca, non saprei come altro definirlo, in cui nella scheda uno ha la definizione, sa più o meno quello che si può aspettare di trovare, ha una cronologia di riferimento, ha la bibliografia di riferimento, ecco. Quindi sì, lo strumento di lavoro, cosa che non era prevista, e poi alla fine nello scriverlo è venuto fuori, e sarei contentissima se potesse essere appunto d'aiuto a chi lavora in questo ambito. E poi sì, per parlare di paesaggio ovviamente è come se fosse una scusa parlare di viabilità, no? È stata la chiave di lettura per vedere come si è formato un po' un paesaggio in questo mutuo scambio tra quella che è la forma del territorio, dell'habitat e il condizionamento che apporta alle comunità che lo vogliono sfruttare, quindi a volte ci sono la forma del terreno può avere dei vantaggi, a volte invece può essere un limite, ed ecco che poi inizia come un colloquio continuo, costante, un flusso costante in cui l'habitat viene cambiato dall'uomo che lo sfrutta, l'uomo è condizionato dall'habitat, ecco che si forma un paesaggio, e questa era un po' l'idea di usare la viabilità come chiave di lettura di come sia nato, sorto, sviluppato e ancora continua a essere modificato. E sicuramente aver lavorato tanti anni sul Ciampino mi ha permesso di ragionarci, perché io ogni volta che scavavo in un cantiere a Ciampino trovavo una strada, trovavo un tracciato, e cioè, solo nella località Marcandrela, solo nel sito Marcandrela, ho trovato 7 tracciati sovrapposti dall'età del bronzo fino all'età medievale. Quindi una domanda te la fai, no? Dici, ma come mai? E in effetti Ciampino, la piana di Ciampino ha una sua geomorfologia unica, è un plateau sopraelevato, ampio. Non a caso lì passavano gli acquedotti, perché degrada dolcemente, non a caso lì oggi c'è l'aeroporto, no? Quindi ti spinge poi a pensare all'ambiente naturale come qualcosa di non avulso poi da quello che invece succede, è fondamentale insomma l'apporto. Certo, avete ragione, c'è ancora tanto da fare, io forse un po' troppo timidamente nelle conclusioni, parlando di questo crinale di Roma,
che poi nella località Marcandreola corre vicino al crinale, il crinale di Morena, e quindi anche c'è una possibilità di passare dall'uno all'altro, quindi la connettività è qualcosa di fondamentale, insomma, in questa fetta di territorio. Avendo visto un'organizzazione del territorio lungo tutto il crinale così costante, con una irrigimentazione delle acque, appunto questi tracciati che vengono sempre mantenuti, sovrapposti o quant'altro, ho ipotizzato, e diciamo penso sia abbastanza logico, che non si tratti dell'intervento di un privato, no? È un'amministrazione pubblica, quindi ipotizzo si possa trattare proprio del confine, anche se poi uno si dovrebbe mettere d'accordo su che cosa vuol dire confine, però tra Tuscolo e Boville, no? Questo elemento lineare, naturale, lungo, presente nel tempo. È chiaro che però a questo punto si aprono altre domande: e quali sono gli altri limiti di questo confine? E il lago Albano come si inserisce? Era condiviso, non era condiviso? Quindi quando tu mi dici c'è tanto da fare, lo so. Lo so che c'è tanto da fare, perché, ripeto, alla fine di questo lavoro, di cui sono contenta, insomma, e spero che possa essere anche utile, diciamo, però è vero che ci sono tante domande da farsi. E l'emissario come si pone all'interno di tutto ciò? Perché non ha funzionato e abbiamo le esondazioni anche dopo la costruzione dell'emissario? Sono la prima a dire che ci sono tante risposte, ma ci sono anche tante domande ancora aperte in questo volume, insomma. Però ecco, certamente c'è ancora da fare, ma spero di essere riuscita a costruire una storia, insomma, intorno a il discorso della viabilità, e a mettere e anche un po' a focalizzare una cosa che chiaramente può essere scontato, no? Ma nei punti di contatto tra questi crinali e controcrinali, che sono invece i cerchi concentrici, sono i punti maggiormente vocati all'insediamento, ed è proprio nelle zone di arrivo di genti, di scambio, di passaggio, che poi sono le zone più ricche. Cioè, là dove c'è un'accoglienza, inevitabilmente poi si sviluppano siti di lunga durata, ricchi, templi o quant'altro. E il crinale di Roma in realtà non parte solo dal cratere centrale verso Roma. Se noi continuiamo a cercarlo, aggira il cratere e continua verso il sud con la via Asetina cosiddetta, verso la Magna Grecia. Parliamo di crinali di lunghe percorrenze, di lunghe distanze, e forse dovremmo provare un po', no, a metterci nei panni delle persone che prima della colonizzazione romana si trovano a frequentare questo territorio. Io immagino un dinamismo ben maggiore di quello che immaginavo quando mi sono messa a scrivere questo libro, ecco. Questo è un po' a conclusione della cosa. E poi posso chiudere con un aneddoto, certo, di lessico familiare? Chiudilo. Così, una cosa più familiare. Vai. Mio papà, che è qui presente, quando sì, così ho 94 anni, quando ero ragazzina mi diceva che una vita che valga la pena di essere vissuta, che valga la pena, dovevi fare tre cose. Fare un figlio, scrivere un libro e piantare un albero. Ecco, papà, io le prime due cose le ho fatte e adesso prometto che entro il prossimo autunno pianterò anche un albero. Ecco, va, magari facciamo una festa. Questa immagine dell'albero è il modo più bello per concludere. Verrebbe da citare Rodari cantandolo, no? Per fare un albero ci vuole il legno, vabbè, ci vuole il seme. Bene, grazie a voi. Con questa presentazione si chiude il programma di questo pomeriggio. Godetevi ancora, finché siamo aperti, cioè finché lo volete, fino alle 20, il Museo di Villa Giulia. C'è un bellissimo tramonto, ci sono degli stand ancora per un po' aperti dove potete vedere il frutto di tante storie meravigliose di ricerca, come quella di Agnese, che hanno dietro persone, famiglie, desideri, curiosità, ma soprattutto domande. Perché qua stiamo per porci domande, non solo per rispondere. E quindi grazie a chi ha ascoltato qualche risposta con noi oggi pomeriggio, e grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Alla prossima.